Abbiamo pizzicato Francesco Capodacqua sul set fotografico per il musical Diva. Ciao! Ciao, ciao a tutti voi. Buona giornata. Stiamo iniziando, siamo tutti un po' emozionati perché sta per iniziare ora. Cioè, si è accesa la fiamma dai primi minuti, quindi c'è una bella famiglia. Già si vede che insomma c'è il clima giusto per lavorare bene. Tra l'altro i tuoi compagni stanno arrivando, sono tutti un po' scaglionati ovviamente, no? E com'è stato il primo approccio con tutti loro? Guarda, io ne conoscevo già qualcuno, e poi dei protagonisti principali come Lorenza Mario, Max Cavallari, gente insomma che ne ha di esperienza e di televisione e teatro alle spalle. Storia, mi chiamo Alessio nel musical, quindi questo passo da un Mercuzio, per esempio, di Gocciante ad Alessio, quindi semplice ragazzo insomma borghese che andrà in questo splendido locale, il Diva, dove si esibiranno molti artisti, e poi insomma la storia poi la seguiremo piano piano insomma. Infatti ti volevo un po' chiedere cosa ci potevi dire del personaggio. Siamo all'inizio, poi ci rincontreremo più avanti e quindi ci potrai dire qualcosa di più di questo Alessio. Sì, so che ci sarà questa bella storia di questo ragazzo che comunque, essendo molto, diciamo, molto ricco di famiglia, però lui ha una visione della vita molto più avventurosa, cioè da zaino in spalla e in giro per il mondo. Diciamo che dovrò un po' svincolarmi da delle situazioni dove non sono abituato a vedere, anche come Alessio, proprio persona del musical, del fisicamente. E ci saranno dei colpi di scena che non possiamo dire giustamente, e che poi cambieranno un po' la storia. La storia che ho letto è molto divertente e molto avvincente, le musiche sono fantastiche e sono varie di Vincenzo Incenzo, che insomma solo il nome Vincenzo Incenzo già dice tutto, quindi già un onore cantare delle canzoni sue. Tanto questo è Francesco, ha fatto adesso il, come si suole, trucco parrucco, lo lasciamo andare al set fotografico perché lo aspettano. Grazie a tutti voi, grazie a te. E ci vediamo presto per scoprire qualcosa di più. Assolutamente, vi aspetto.